Buongiorno mister Raffaele Fiorella, Gazzetta del Mezzogiorno. Settimana corta rispetto alle altre, anche se capita di frequente ultimamente perché ci sono tante partite ravvicinate, si torna in campo di venerdì, come va inquadrata questo anticipo con l'Ascoli di domani sera? Va inquadrato come una partita da vincere, quindi è troppo importante, l'ho detto nel post partita di Cremona, troppo importante dare continuità. Primo perché dobbiamo arrivare a 50 punti il più presto possibile e poi per eventualmente pensare ad altro, però è chiaro che il mio primo pensiero in questo momento è vincere con l'Ascoli e diventa fondamentale dare continuità vista la bellissima prestazione di Cremona. Arriva una squadra che qualche settimana fa sembrava, non dico spacciata, ma in grossa difficoltà, però insomma questo campionato di Serie B insegna che non c'è nulla di scontato e ha vinto 3 partite e pareggiato una nelle ultime 4 e si è rilanciata alla grande nella corsa per la salvezza. Che squadra è questo Ascoli? In che momento è e che squadra proprio è dal punto di vista di caratteristiche di gioco e dei calciatori che ha, per come è cambiata con Cosmi? È una squadra che rispecchia il carattere di Cosmi, però al di là di questo è una squadra che è vero, ha fatto fatica a fare dei risultati, adesso si sta tirando fuori, ma le prestazioni sono sempre state importanti, perlomeno da quello che ho visto io. E quindi ha avuto da subito una reazione importante, ha un'identità ben precisa, gioca anche a calcio. È una squadra che in questo momento sta attraversando un ottimo momento perché comunque i risultati poi parlano chiaro e quindi è un incontro, una partita da temere senza pensare che possa essere facile. Dovrebbero disporsi a specchio per come stanno giocando ultimamente, che partita si aspetta poi un po' più nel dettaglio di come le due squadre la interpreteranno? Hanno giocatori che sanno giocare a calcio, in mezzo al campo giocatori tipo Buzzevoli che sa giocare a calcio, lo stesso Gigliotti dietro è un giocatore di assoluto valore, davanti sta attraversando un ottimo momento Monachello, quindi è una squadra, adesso ho nominato 3 giocatori in 3 reparti diversi, però è una squadra che ha una buona idea, una buona identità di gioco, sa tenere bene il campo, sa difendersi insieme, lavora molto bene. Poi nel mercato di gennaio secondo me hanno fatto anche un ottimo salto di qualità perché hanno preso giocatori di assoluto valore per la categoria e quindi la squadra per me è forte, molto forte. Si prevede un tema simile rispetto a quelli visti spesso contro il Foggia, cioè squadre che lasciano un po' l'iniziativa al Foggia e provano poi in ripartenza a creare problemi? Questo non lo so, vediamo domani. Ho visto l'Ascoli in varie situazioni, dove magari aspettava bassa, dove eventualmente faceva una fase difensiva diversa. Vediamo che cosa succederà domani. Di sicuro noi, almeno qua, o da anche fuori, però almeno qua abbiamo un impatto sulla partita, sulla diciamo, supremazia territoriale importante. Quindi se saranno più bravi a tenere il palleggio saremo noi ad arretrare un pochino di più, ma diciamo che il trend potrebbe essere quello, no? Qual è il quadro al termine di questi giorni di allenamento, al di là delle defezioni che credo certe di Gerbo e di Agnelli, il resto che può dirci è in particolare rispetto a Tonucci e a Deli? No, hanno ripreso tutti, tranne Gerbo, vabbè Agnelli è squalificato, poi per il resto tutti disponibili. Volevo chiedere di Calabresi come ha valutato la sua partita di Cremona anche in proiezione per questo finale poi di stagione e poi per chiuderle volevo chiederle
questo rischio di penalizzazione di cui si comincia a parlare un po' più insistentemente, perché l'inchiesta della giustizia sportiva sembra che stia entrando nel vivo, comporta per voi una fonte in più di preoccupazione, l'esigenza di fare il maggior numero possibile di punti al di là di quello che tutte le squadre ovviamente cercano di fare e sono chiamate a fare, o non vi sposta più di tanto la bussola rispetto a quel al percorso che avete fatto e a quello che pensate di fare da qui alla fine? No, è troppo importante l'obiettivo sportivo, chiaramente non c'è il pensiero di quello che potrà succedere, perché non sappiamo che cosa succederà, quindi non è un problema che in questo momento ci tocca, quindi siamo assolutamente concentrati sul campo e diventa come al solito diventa una situazione molto facile, no? Perché comunque andremo a ipotizzare sul niente in questo momento, e quindi la squadra è talmente concentrata su quello che sta facendo, ripeto, sul campo, e quindi non sarà un problema questo. Per quanto riguarda Calabresi, sono molto contento per lui, tutto merito suo, perché si è fatto trovare pronto, non ha mai mollato nulla, si è sempre allenato in ogni allenamento come se fosse una partita, e arrivato il suo momento ha dimostrato che qua ci può stare alla grande. Mister, buongiorno, è Emanuele Sappio della Gazzetta dello Sport. Buongiorno. Volevo chiederle, 24 punti in 13 partite è tanta roba, no? Probabilmente si fanno in un girone a salvarsi, no? Se doveste continuare con questa media, una media importante anche da un punto di vista proprio di risultati di girone, no? Da gennaio a maggio, se può essere questa per lei la base sulla quale costruire il futuro e sulla quale sta lavorando, no? Avendo anche un contratto pluriennale, e poi che tipo di quanto è stato importante cambiare il modulo dal 4-3 al 3-5-2, perché poi ha trovato una sorta di equilibrio, anche perché la partita di Cremona credo che sia, da un punto di vista anche di occasioni realizzate, forse la migliore, perché poi il Foggia ha sempre creato occasioni. Quanto si è cresciuto e quanto possa crescere a quelle prospettive? Io guardo al presente, non posso pensare a quello che potrà essere da qua alle prossime partite, alla finale di campionato. Il presente ci dice che stiamo facendo un grandissimo campionato, o perlomeno un girone di ritorno importante, e bisogna continuare a lavorare così, senza mai abbassare la guardia, e vedere poi, o perlomeno tirare le somme alla fine. Il cambio di sistema di gioco non è nient'altro che dare, non so, forse una convinzione. Non parlo di equilibri, perché anche nel girone di andata, nonostante le reti prese, non è mai stata una questione di equilibrio, perlomeno tattico. Di sicuro non abbiamo cambiato l'identità, e sinceramente sono molto orgoglioso di quello che la squadra ha espresso e sta esprimendo. Quindi, senza cambiare l'identità e l'idea di calcio, noi abbiamo eventualmente cambiato dei numeri, ma l'impronta sul campo è sempre stata la stessa. Ecco, a livello di numeri, per i gol fatti è il quarto attacco del campionato, tra le quattro migliori della B, tolto l'Empoli che ha 72 gol, poi ci sono Frosinone e Perugia che sono, Perugia una media altissima, quella più alta del Foggia nel girone di ritorno, è una media alta anche per il Foggia, no? Sì, io ho sempre il rammarico quando finiamo le partite che potevamo fare qualche gol in più, è stato il trend del girone di andata e lo è anche nel girone di ritorno. Se confronto i gol presi, siamo probabilmente alla metà dei gol presi, no? Quindi sicuramente abbiamo migliorato anche nell'attenzione nella fase difensiva. Che settimana è, mister? Perché si gioca domani, poi si gioca martedì a Terni, e poi ci sarà sabato il derby con il Bari, che è una delle partite più attese della stagione, almeno a Foggia, a parte di Foggia. Sì, mancano ancora due partite per arrivare, sì, a... I giorni sono meglio delle partite. Sì, sì. Allora, innanzitutto diventa importante, io ho usato fondamentale domani sera.
pensiamo all'Ascoli, poi penseremo alla Ternana e poi vedremo che cosa succederà. In questo momento devo dire che il livello della squadra si è alzato tantissimo, parlo dell'aspetto emotivo, motivazionale, e quindi il mio pensiero, vado a rispondere, non l'ho mai fatto, però vado a rispondere un po' a quello che potrebbero essere tre partite ravvicinate. L'idea in questo momento è di cambiare, quindi poter fare un turnover nelle tre partite. A oggi, però non so cosa potrò pensare fra due ore o quello che succederà domani. Perché in questo momento la squadra è perfetta. Perfetta, chi gioca, chi non gioca, e quindi quelli che stanno fuori stanno spingendo tantissimo. E non è un caso che poi, parlo di calabresi, ma anche lo stesso da me, che non ha mai messo piede in campo, fa piacere. Ho visto anche la squadra come ha accolto l'esordio di Ramè. Questi sono segnali importanti, e quindi sono molto, molto contento della risposta della squadra in questo momento. Sarà un turnover dettato anche dalle risposte ottenute soprattutto nella partita, no? Da quelli che non hanno giocato, c'è cioè Zambelli, ci sono ragazzi che hanno fatto comunque una prestazione di altissimo profilo e comunque avevano giocato pochissimo nelle ultime partite. Sì, io sono pronto a rimangiarmi tutto, nel senso che adesso non addentriamoci, adesso mi sono esposto, mannaggia me, potevo mangiarmi la lingua e non dirlo, no? Non so che cosa succederà. Il mio pensiero in questo momento è che posso veramente attingere su tutta la rosa che ho a disposizione, e avendo queste tre partite ravvicinate, col caldo, con i viaggi, credo che c'è veramente la volontà, ma è quello che vedo durante la settimana, no? che mi dà questa, se vogliamo, certezza di poter cambiare. Poi non so come andrà la partita domani sera, non so che cosa succederà, chi recupererà, chi avrà la possibilità di giocare, non lo so. Però mi piace pensare che in queste tre partite posso contare su 26 giocatori. Mi sembra un'ultima domanda da parte mia, gliela faccio sulla partita del Foggia e la classifica e le avversarie, perché è più o meno potrebbe essere nella stessa situazione in cui si è trovato a Parma quando era in vantaggio, perché Cittadella e Spezia affrontano comunque partite e scontri diretti tra le squadre che sono interessate per la corsa playoff. Il Foggia sulla carta affronta la partita più semplice delle tre, se dovesse vincere potrebbe trovarsi già domani sera meno uno dai playoff, e quindi davvero iniziare un altro campionato nelle ultime sette partite. Sì, sì, però pensiamo al campionato che stiamo facendo, noi dobbiamo vincere domani sera per arrivare a 49 punti, il nostro pensiero deve essere questo, poi non so quello che potremmo stare qua a parlare, non mi interessa il resto, quello che potrà accadere, quello che deve accadere che fa la differenza, quello che deve accadere è che noi domani sera dobbiamo vincere, arrivare a 49 punti. Buongiorno mister, Gianpaolo Imardi, Foggia Sport 24, ecco, ti volevo chiedere, buongiorno, delle chiavi, spesso parliamo delle chiavi, no, delle partite, ecco, in questo caso può esserci una chiave non solo di questa specifica partita ma anche nell'andare, cioè trovare l'equilibrio tra questo entusiasmo che arriva dopo prestazioni come quella di Cremona, che ti fa essere, come spesso dici tu, anche un po' avere quella sana voglia di fare delle giocate, una sana, tra virgolette, spavalderia, e dall'altra parte invece un'altrettanta sana paura che invece ti fa gestire bene delle situazioni. Può essere questa la chiave in un momento favorevole come questo che sta vivendo? È fondamentale, senza la paura non si va da nessuna parte, cioè la paura ti dà attenzione, l'attenzione ti fa non commettere degli errori. Abbiamo visto il nostro percorso, quello che è stato fin qui. Non parlo di superficialità, non parlo di leggerezza, però delle volte, molte volte, la paura non ti fa commettere errori, e le partite le porti a casa o le porta a casa la squadra che commette meno errori. Senti, ti volevo dire, hai accennato prima all'Ascoli, avevo un giudizio, non so se poi hai incontrato Cosmi come allenatore, il personaggio, diciamo, per la categoria è importante, quanto
questo Ascoli secondo te è tutta cosa di Cosmi, nel senso che quanto c'è di Cosmi e insomma come tu pensi lui possa affrontare una partita come questa? Non lo so, come possa affrontarla non lo so. Di sicuro ho detto prima, la squadra è lì da vedere, quindi ha l'identità, ha l'idea di calcio sua. Tra l'altro anche il Trapani giocava un gran calcio quando lo aveva allenato qualche stagione fa. Caratterialmente è una squadra che sta sempre sul pezzo, parlavamo di attenzione e determinazione, sicuramente noi domani sera troveremo una squadra che sarà che affronterà il Foggia col coltello tra i denti, quindi noi dovremo allo stesso modo mettere in campo certe caratteristiche, perché altrimenti poi non esalteremo poi le nostre qualità tecniche. Buongiorno mister, Armando Borrelli, calciofoggio.it, blastingnews.com. I tempi di recupero di Gerbo, se eventualmente potrà tornare a essere disponibile già dall'impegno intrasettimanale con la Ternana, e in ultimo, sperava in un certo senso di arrivare in questa condizione fisica, in questo rush finale, perché fondamentalmente c'è chi invece sta lottando con gli infortuni e potrebbe avere qualche problema a fare la conta degli 11, come è capitato peraltro al Foggia nel girone di andata, e abbiamo visto quanto può essere difficile affrontare in questo campionato tante partite ravvicinate senza la possibilità di mutare più di tanto gli uomini o ad avere i cambi contati. Per certo non credo che sia disponibile, poi non so, sarà valutato dai medici e di conseguenza vi sarà data una risposta in merito. Per quanto concerne gli infortuni, c'è stata una situazione condizionante, perché abbiamo cambiato superficie di lavoro. Nel momento in cui Amendola non era disponibile, noi siamo andati sul sintetico e da lì abbiamo iniziato ad avere problemi muscolari, problemi articolari, e ci siamo trascinati poi per gran parte del girone di andata, perlomeno per un certo periodo, questi indisponibili, che erano dettati più che altro da aver cambiato superficie di lavoro, e non è così semplice poi gestire una cosa del genere. Per quanto riguarda il momento che stiamo vivendo a livello di infortuni, la squadra si sta allenando praticamente con la totalità dei giocatori che ho a disposizione, non credo che ci saranno ulteriori problemi, mi sembra che la squadra stia bene anche fisicamente. È chiaro che oltre all'aspetto tecnico, oltre all'aspetto dei risultati, bisogna anche correre, però sotto questo aspetto non ho problemi, sono sicuro che la squadra correrà.